À gauche, à droite, rien. Il faudra regarder les alentours en passant avant de foncer tête baissée droit devant. Bienvenue citoyen, voici le monstre étatique qui fera ta nation, ton pays, sa politique. Mon pauvre esprit de rêve te voilà catapulté au milieu des sondages et du journal télévisé. Overdose de crapules noyées dans leur ramage. Mais où se situer dans tout ce paysage? Mais quand l'empire du pire au cœur de ta cité se mettra à sécher l'âme humaine au fond de son grenier, je sais que tu prendras tes convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. Mais les extrêmes, c'est toi, nana. Que tu ne vas te faire. Mais les extrêmes. Oggi sono qui per manifestare la mia voglia di criticità in questo discorso che comunque si sta affrontando, che non riguarda semplicemente la vicenda giudiziaria Berlusconi e il suo harem, ma comunque riguarda una visione molto più ampia di quella che può, della socialità in Italia, di come comunque le donne si vedono e gli uomini vedono le donne, anche perché comunque la visione che la donna ha di sé molte volte non è individuale, è soggettiva, ma è indotta da quello che sente dire, da quello che vede, da quello che gli dice anche la commessa, semplicemente quando va a comprarsi un maglione, che in verità potrebbe largo invece stretto. E quindi più che altro per questo, per iniziare un percorso critico, quindi un percorso che non finisca con il 13 febbraio. Come si vede la donna secondo te? Come invece dovrebbe vedersi la donna? Allora, è un po' strana questa domanda. Praticamente la donna secondo me dovrebbe semplicemente vedersi così com'è, quindi come essere, cioè mi sveglio la mattina, mi guardo e vedo quello che sono. La donna si vede in rapporto agli altri, allora il rapportarsi agli altri ovviamente può avere la compagine positiva, che è quel minimo anche un po' di competizione, quella sana competizione che dicono le donne, che fa bene, però non quando come ora è portata all'esasperazione, per cui anche la signora di 50 anni casomai, nonostante sia comunque una persona intelligente e capace di formulare delle proprie idee, debba per forza rifarsi il naso, gonfiarsi le labbra e tirarsi appunto il viso, altrimenti le sue idee passerebbero in secondo piano rispetto a quelle di una ragazza comunque più giovane. Quindi di conseguenza è questo che va combattuto, cambiato. Bisogna riportare la donna a rivedersi nelle fasi della sua vita con naturalezza, con spontaneità, in modo di autodeterminarsi senza pensare sempre a quella che può essere, ma se la ragazza più giovane di me dice una cosa che è anche più stupida, però prende più pesa perché è giovane, pesa di più perché ha un bel paio di denti, no? Cioè, una cosa che... E invece il ruolo del maschio in tutto questo? Sì, il ruolo del maschio è un ruolo fondamentale, nonostante secondo me sia stato marginalizzato o comunque anche il maschio a parer mio è stato preso di mira, come se l'unico maschio, l'unico stereotipo fosse effettivamente quello di Berlusconi, cioè quindi l'uomo macista, l'uomo che compra le donne, compra il piacere, niente escludendo la volontà di comprare il piacere, però semplicemente perché non c'è altro mezzo, l'avere appunto diciamo, i consensi attraverso anche quello che può essere una condivisione di questo modo sbagliato di concepire il piacere sessuale, quindi io ho consensi perché ti posto e ti pago le donne, ti pago la droga, e anche questo scambio proprio di ruoli, soprattutto istituzionali, con appunto la mercificazione appunto di quello che può essere il sesso così come il corpo femminile. E il maschio è preso di mira e comunque ci vorrebbe una ribellione e un percorso critico anche per gli uomini, però secondo me il fatto che oggi le donne non sono da sole ma sono appunto anche accompagnate dal genere maschile, questo induce a pensare che il pensiero è comune, non è solo una lotta che può essere ricondotta alla vecchia femminista, la lotta femminista vecchia in cui la donna è nient'altro. Chi risponde, chi dice che il problema oggi in Italia sul genere è un problema di moralità, tu cosa risponderesti? Che la moralità è soggettiva come la bellezza, cioè non è che ciò che è morale per me è morale anche per gli altri. Il problema di moralità è un problema, cioè, interno, è un problema che più che altro secondo me viene fatto da chi effettivamente ancora cerca di imporre le proprie idee, quindi chi fa un discorso, a me non piace andare a prostitute per cui non voglio che ci vada tu. Non si tratta di fare un discorso morale, cioè il discorso morale lo lasciamo veramente alle singole case.
cose, le chiese. Quindi siamo noi. Proporresti una discussione oltre il genere? Sì, proporrei una discussione oltre il genere, anzi ho anche un velino oltre il genere. E sì, proporrei questa discussione anche perché bisogna, così come si sta utilizzando in malo modo anche questa dicotomia tante puttane che si sente anche nei cortei e negli slogan, così bisogna cercare comunque di andare oltre il genere in modo da dare a chiunque la possibilità di sempre di esprimersi. Il discorso di fondo è quello, l'esprimersi liberamente, il sapere di potersi esprimere liberamente perché si è accettati, perché le persone riescono a capire che la tua esigenza non è un'esigenza di apparire, ad esempio, è semplicemente un'esigenza legata al tuo essere te stesso, al tuo stare bene.